Ai piedi della selva dei Frati. Ci troviamo al comune di Luco de Marzi. Vedi questa panorama. Stamattina sembrava mal tempo, improvvisamente è nuvoloso, però il clima è abbastanza temperato. E che convento? Sì, convento sta loca. A fammi rimpiccolia. Mi mettiamo il telefonino nel taschino della mountain bike. E appunto, no, vabbè, appunto sta scesa. Quindi quando si sale, per evitare la fatica, si può procedere zig zag. Ah, qua è un po' affossato, ma niente, sale lo stesso, perché se c'è la mountain bike sale e cala ogni via, dappertutto. Ecco qui, e come sta sto strappo di salita. Anzi, fammi un bocca, ecco, la carreggiata, si è qua, eh. Questa è la carreggiata degli cani. Ecco, mo, sì, ho disatto in piedi, uno strappo ripido, però l'ho superato. Torniamoci qui, vi faccio vedere una cosa. Sì, provengo da qui sotto. Qui una persona molto operosa, la bella che è presata, e questa strada conduce, questa strada si congiunge con via dei Cappuccini a circa 700 metri, qui sopra che ci sta. Ecco il convento dei Frati Cappuccini, agli argini di questa strada mulattiera, sempre terra battuta, per anni è stata percorsa e frequentata, soprattutto prima, adesso animali non ce ne sono più, ma 40-50 anni fa qua era tutto un transito di animali, pecore, vacca, crapa, bovini, vabbè, bovini, ovini, bovini roba da vacca, ovini roba da pecore e crapa, equini, cavalli e somari, e ci sta perché faccio le trascinate. La trascinata in goggia, si dice, stamattina ci mettono le fascine sopra le spalle. Adesso proseguo il mio iter.